Robert Weger war das größte deutsche Medium. Robert Weger è stato il più famoso sensitivo tedesco. I suoi poteri psichici, sottoposti a innumerevoli indagini, hanno accompagnato una vita controversa e avvolta dal mistero. All'inizio della sua carriera diventò famoso per la capacità di piegare i metalli con la forza della mente, oltre che a fermare orologi e fare ruotare l'ago di una bussola. Ma anche la CIA e l'FBI hanno richiesto più volte la sua collaborazione, sino a partecipare all'individuazione di centrali atomiche in Iraq. Cucchiai, chiodi, chiavi e oggetti vari in metallo venivano deformati da Robert Weger con la forza del pensiero. E ciò scatenò aspre polemiche da parte di chi non credeva alla genuinità dei fenomeni. Un altro campo in cui Robert Weger si è cimentato è stato quello della cosiddetta immagine psichica, in cui collegandosi con un monitor TV è riuscito a visualizzare immagini in movimento. Le immagini non sono ancora ben definite, ma stiamo lavorando col signor Weger per creare un palinsesto televisivo. Robert Weger produce immagini diverse. Si distinguono alcune forme, a volte si sente della musica. Ora sta facendo uno sforzo intenso per visualizzare anche trasmissioni più impegnate. Credo che dalla tensione che produce stia lavorando ad un programma culturale. Veniva collegata direttamente la sua mente con l'entrata dell'antenna. Il flusso di immagini raggiungeva il tubo catodico e si materializzava in maniera più o meno intensa sullo schermo. Ma Robert Weger è passato più volte agli onori della cronaca anche per la capacità di prevedere eventi di vario tipo, fino alla percezione di messaggi, disegni e concetti vari, trasmessi o interpretati grazie alle sue capacità telepatiche. Ha previsto la morte di Lady Diana, la guerra in Iraq e anche la caduta di Clinton. Spesso venivano decifrati solo dopo che il fatto era successo. Un altro esperimento che lo ha reso popolare attraverso la TV era quello di riuscire a riprodurre un disegno che una persona del pubblico aveva realizzato di nascosto. L'unica cosa che non ha previsto è quando l'abbiamo smascherato in TV. Nella famosa trasmissione Accendi la domenica, qualcosa segnò per sempre la carriera di Robert Weger. Non era un uomo che potesse fermarsi per una cosa del genere, è stato un brutto momento per la sua carriera, ma nessuno immaginava come lo avrebbe cambiato. Nel dente c'era questa piccolissima ricetrasmittente, da cui captava le comunicazioni dei suoi collaboratori presenti durante gli esperimenti. Tutti lo conoscevano come il più grande esponente, artista del paranormale, la mente cosmica. Dopo un periodo di 2 anni di silenzio e di ritiro dalle scene, comparve con un'altra identità. Si presentò con un look completamente diverso e ora cantava. Presentò un album rock e si faceva chiamare Johnny Cosmic. Ma con il nuovo nome non vendette dischi, quindi diventò J. Robert Cosmic e poi infine si convertì al melodico e diventò Gunther Solo. Poi più nulla, si persero le tracce. Qualcuno dice che sia morto, travolto dallo tsunami, mentre era in Thailandia, come animatore, in un villaggio turistico.
had the right love at the wrong time. Guess I always knew inside I wouldn't have you for a long time. Those dreams of yours are shining on distant shores, and if they're calling you away, I have no right to make you stay. But somewhere down the road, our roads are gonna cross again. It doesn't really matter when, but somewhere down the road, I know.